Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, l'elaborazione del lutto consiste nel lavoro di rielaborazione emotiva dei significati, dei vissuti e dei processi sociali legati alla perdita dell'oggetto relazionale, ovvero della persona, parente o amico, con la quale si era sviluppato un legame affettivo significativo, interrotto dal decesso della stessa. Il processo di elaborazione del lutto, in base all'intensità del legame affettivo interrotto, alle sue modalità e a diversi fattori protettivi o di rischio, può essere di durata e complessità variabile. Nato a Torino nel 1938, autore, intrattenitore, documentarista, appassionato di America Latina, in oltre 60 anni di carriera ha intervistato i grandi personaggi dell'attualità, della politica, della musica, dello spettacolo e dello sport. La più celebre è quella di 16 ore a Fidel Castro. Nel 1987, non è stato mai lasciato solo, è scritto sulla pagina ufficiale Facebook che ha dato la notizia della scomparso. Il giornalista e conduttore televisivo Gianni Minà è morto, all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è comparso sulla sua pagina ufficiale Facebook. Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari.